Ho diviso il video a scan 2, quindi se non ha visto la prima parte, corri subito a vederla e poi torna a vedere questa. L'angolo degli arcani, appunto, Sara mi chiede, ho due domande abbastanza collegate tra loro. Spesso hai trattato temi molto importanti nei tuoi video, sessualità, disabilità, omosessualità, e lo hai sempre fatto con intelligenza, grazie. Grazie mille. Hai mai pensato di scrivere un libro su questi argomenti? La risposta è sì. Ho pensato di scrivere un libro, però sono stato bloccato da varie cose. Prima fra tutte il fatto che purtroppo in Italia sussiste la diffamazione e raccontare di me vorrebbe dire sputtanare, scusate il termine, tutta una serie di persone che per non essere sputtanate necessitano di molti molti cambiamenti stilistici, quindi cambio di nomi, cambio di location, cambio del mio stesso nome probabilmente con uno pseudonimo, e quindi è un lavoro molto faticoso. L'altro motivo per cui ho escluso è il fatto di dover ricordare comunque molte cose la mente, non potendo sopportare di ricordare tutto, soprattutto riguardo le cose brutte, rimuove, e quindi sarebbe stata una biografia poco completa, motivo per cui ho abbandonato l'idea. La seconda domanda, se non ricordo male, in un tuo video avevi detto di lavorare occasionalmente come articolista. Quali argomenti tratti? Anzitutto, ti ricordavi benissimo. Lavoro tuttora occasionalmente come articolista per la Disabili Abili SRL, lo posso dire tranquillamente. Se c'è però una pecca in questo lavoro, che secondo me è quella maggiore, è proprio la mancanza di scelta inerente alle argomentazioni, nel senso che io tendo sempre a soffermarmi a parlare sui sentimenti, a parlare di sentimenti, perché gli altri campi non incontrano la mia ispirazione. Cioè, c'è il campo tempo libero, ma siccome non riesco a coltivare più di tanto i miei hobby, una volta che ho fatto un articolo su YouTube, quanti articoli devo fare su YouTube, per esempio? C'è il campo turismo, ma se non riesco a viaggiare, come faccio a fare degli articoli nel campo turismo? C'è il campo legislazione. Sì, se so qualcosa di legislazione glielo porto un articolo, però non è che tutti i giorni c'è una legge che può interessare, ecco. Non è che il nostro governo e il Parlamento si perde più di tanto. Quindi alla fine non riesco a parlare più di tanto di queste cose. Riprendiamo subito con la domanda della cucina di Clara, ricette casalinghe, a cui in realtà avevo risposto, però l'ho voluta riprendere perché lei purtroppo ha avuto il primo canale cancellato, quindi vi inviterei a passare dal suo canale. Mi ha chiesto quale regalo vorresti per Natale e cosa chiedi per l'anno nuovo. Un abbraccio grande, un abbraccio anche a te e a tuo marito che è tanto simpatico. In realtà vorrei quello che avevo risposto nella prima parte dell'ask, fondamentalmente, cioè una famiglia mia. Anzi, voglio aprire una parentesi visto che ho ripreso questa domanda. Mi raccomando, non pensiate che chi vuole una famiglia propria non ha autostima e ha bisogno di aggrapparsi a qualcuno per sentirsi dire sei bello, vali tantissimo. Io ho il sogno della famiglia fin da quando ero bambino, fin da quando l'autostima non sapevo manco cosa volesse dire in italiano. Quindi, cioè, sfatiamo questo piccolo mito, questo piccolo luogo comune. Ed è la stessa cosa che chiedo per l'anno nuovo: essere innamorato, amare, essere
sereno anche grazie a questo, che contribuisce a una parte della mia realizzazione. E poi magari possiamo aggiungere anche una realizzazione lavorativa, perché io non sono una persona che riesce a stare ferma. Io ho bisogno di aver da fare, di fare cose, insomma. Melania Costantino mi chiede: che storia d'amore ti piacerebbe vivere ripescando tra vicende narrate in film o libri? Un abbraccio. Allora, questa domanda è molto interessante, perché comunque vede l'amore da un altro punto di vista. Finora ho parlato sempre di amore reale, no? Se proprio io dovessi pensare ad una storia d'amore tratta da un film o da un libro, qui mi direte: Madonna, Riccardo, che palle, menzioni sempre la stessa saga. Però pensate per un attimo al personaggio di Remus Lupin, no? Della saga di Harry Potter. Questa persona è stata morsa da un lupo da bambino, ok? Diventando licantropo suo malgrado. Quindi non è una cosa che ha scelto, un po' come la disabilità che io non ho scelto, no? A un certo punto nella sua vita, quando è già grandino, io spero di non dover aspettare così tanto, però quando è già grandino conosce la signora Tonks, Ninfadora Tonks, che però non vuole essere chiamata Ninfadora, che è più giovane di lui. E già questo è un motivo per il quale lui cerca di dissuaderla, se si dice così, spero che si pronunci così. Però alla fine lui cede, si sposano e hanno un bambino. Certo, spero di non morire giovane come loro, se, soprattutto se troverò l'amore. Però ecco, una coppia da film e da libro, sicuramente sarebbe questa. La India 76, che io ho soprannominato definitivamente Pocahontas a motivo dei lunghi capelli neri, mi chiede se potessi decidere di trasferirti in un altro stato, quale sarebbe e perché. Voglio aprire una parentesi legislativa su questa domanda, perché magari qualche disabile che sta pensando di trasferirsi all'estero non lo sa, qualche persona disabile. C'è una cosa per la quale io purtroppo sono un po' frenato dal trasferirmi all'estero, e si tratta della non trasferibilità della mia pensione e del mio accompagnamento all'estero. Ciò vuol dire che nel momento in cui io dovessi prendere la residenza all'estero, perdo la pensione e l'accompagnamento. Non è che non la posso più riprendere, però non più dall'Italia. Però mettiamo che questa cosa non ci fosse. Mettiamo che questa cosa non ci fosse, allora mi piacerebbe molto trasferirmi o in Spagna o in Inghilterra. O in Spagna o in Inghilterra perché? Perché sia in Spagna che in Inghilterra intanto avrei una base della lingua, anche se soprattutto l'inglese va studiato in loco sia per legge e lo dico anche come convinzione personale, perché purtroppo l'inglese che si impara soprattutto negli studi precedenti l'università, se non è fatto da insegnanti madrelingua, non rende. Io non ho avuto insegnanti madrelingua finché non ho frequentato l'università e la differenza si sentiva. Forse, non so se avrei bisogno anche di una scuola di spagnolo, bisognerebbe chiederlo ad uno spagnolo che mi abbia sentito parlare sufficientemente, però sicuramente allo stato attuale ho bisogno di ripassare più l'inglese dello spagnolo. Un altro motivo inerente alla scelta di questi due stati è che mi posso sposare e non fare semplicemente l'unione civile, che altro non è se non il matrimonio col nome cambiato, che non comprende però l'adozione di minorenne o stepchild adoption, chiamatela come potete, come volete.
Ora uno potrebbe dirmi, ma scusami Riccardo, nel video precedente hai detto che non vuoi figli e adesso mi parli della legge sull'adozione di minorenne. Sì, parlo della legge dell'adozione di minorenne per il semplice fatto che se io non voglio adottare, là fuori ci potrebbero essere altre 10, 20, 30, 100 persone che vogliono adottare. Quindi, fosse anche solo per loro, io difendo comunque la legge sull'adozione per le famiglie omogenitoriali e anche per i single. Ancora un'altra ragione per la quale mi trasferirei sarebbe la realizzazione personale, lavorativa, professionale, basata sulle competenze, basata sui giorni di prova e non su un cavolo di curriculum che in altri stati è invece obbligatorio. E con questo penso di aver esaurito tutti i motivi e ti ringrazio per la bella domanda che mi è piaciuta. Nicolò Malatesta mi chiede, è banale, ma progetti piccoli e grandi per il nuovo anno? No, anzitutto non è banale, non è assolutamente banale, perché chi è che non ha progetti per il nuovo anno? Alzi la mano, vi sfido io. Diciamo che i miei progetti coincidono un po' con i desideri, quindi fidanzarmi in questo anno, non dico anche sposarmi perché io sono per un periodo di fidanzamento e magari anche perché no di convivenza prima del matrimonio se possibile, però quantomeno fidanzarmi, trovare quantomeno una prima occupazione, quantomeno gettare le basi per andare via da Grosseto perché questa non è casa mia. Fare sì che tutti i giorni che sia un anno migliore. E non soltanto perché è il classico proposito che si fa nel nuovo anno, no? Perché deve essere così e basta. Ok? Grazie Nicolò per la domanda. Una luna per cucinare che fa delle ricette sfiziosissime e soprattutto è attiva su tutti i canali, quindi passate. Mi chiede, ciao Riccardo, ti piacerebbe trasferirti? Se sì, quale città sceglieresti e cosa potrebbe spingerti a prendere questa decisione? Allora, io ti rispondo a parte a questa domanda rispetto a quelle che mi hanno fatto, perché hai avuto il risvolto interessante di essere più generica. E quindi ti rispondo volentieri perché presumo che siano comprese anche le città d'Italia. Alla luce di quello che ho detto nell'altra domanda, di trasferirmi all'estero, diciamo che io mi trasferirei invece molto più volentieri in Italia con un'occupazione per non perdere quelli che sono gli aiuti sociali che sono sempre utili comunque sia, e le città che sceglierei oscillano fra Roma, che è la mia città preferita ed è una grande città, anche se molti romani mi sconsigliano questa cosa in ragione delle barriere architettoniche. Però voi dovete capire che le barriere architettoniche ci sono in tutta Italia, quindi se uno si trasferisce in base alle barriere architettoniche fa prima a rimanere dov'è. Quindi o Roma, oppure anche Milano, o se non proprio Milano, i dintorni di Milano, stessa cosa se non proprio Roma, i dintorni di Roma, per comunque essere vicino a una grande città, essere a contatto con altre persone, essere a contatto con più vita, con più eventi, perché a Grosseto non fanno una cippa lippa. Un'altra ipotesi, diciamo, più nel mezzo tra Milano e Roma potrebbe anche essere Firenze. Se uno volesse farsi un viaggio, c'è l'aeroporto. Per andare qui dall'aeroporto devi andare prima a Firenze e poi da Firenze, se va bene, prendi l'aeroporto e ti fai il viaggio. Firenze è tra le città che stanzia i fondi più alti per la vita indipendente. Qui si potrebbe aprire un capitolo infinito, ma non lo farò, non in questo video. Quindi Firenze sarebbe un'ottima città per la vita indipendente. È una città molto attiva anche dal punto di vista della comunità LGBTQ+, eccetera, eccetera. L'ultima domanda per questo video me la fa Steffi Channel, che ha collaborato con me nel video sui tipi di persone a Capodanno, quindi andatevelo a rivedere e passate dal suo canale. Cosa desideri per te stesso? Il regalo che vorresti farti? Qui non ho ben capito se si trattasse di un regalo fisico o
una voluttà per coccolarsi un po'. A livello morale coincide con il desiderio, come regali morali. Per quello che riguarda regali fisici, mi piacerebbe, e l'ho messo nella mia lista desideri di Amazon, prendermi qualcosa in eco, sottolineo eco pelle. Perché l'aspetto della pelle mi piace, però lascerei stare volentieri gli animali, quindi preferisco l'ecopelle. Quindi tipo fai conto il chiodo e i pantaloni in ecopelle. Poi qualcosa di potteriano. E quindi niente, basta. Queste cose. Con questo penso finalmente di aver risposto a tutte le vostre domande. Io spero che vi siano piaciuti entrambi gli ask, che li guarderete entrambi, che li commenterete entrambi. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo. Un bacione. Ciao.